Un caloroso saluto da parte di Pierluigi Pardo. È tutto pronto per un amichevole che commenterò con il prezioso contributo di Stefano Nava. Bentrovati amici a casa e preparatevi, perché ci sarà da divertirsi. Queste sfide di solito regalano spettacolo e gol. Sono certo che anche oggi non resteremo delusi. L'arbitro sta per dare inizio all'incontro tra América e Guangzhou Evergrande Taobao. Questo è lo schieramento iniziale scelto dal tecnico per il match di oggi. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Si parla molto di fair play finanziario, del rispetto dei bilanci, poi però ci sono investimenti magari per un solo giocatore che basterebbero da soli per allestire un'intera rosa, e allora qualcuno si fa delle domande. Senza fare nomi, c'è chi è stato capace di perdere un proprio giocatore a parametro zero, salvo poi riacquistarlo a peso d'oro poche stagioni dopo. Ecco, queste sono le cose che sinceramente fatico a comprendere. Il cambio ai vertici della FIFA ha portato certamente una ventata d'aria nuova nel massimo organismo calcistico mondiale. Uno degli effetti è stato però il discusso allargamento a 48 squadre del Mondiale 2026. Ho letto di 16 gironi da 3 squadre ciascuna, con le prime due qualificate allo scadere del tempo dei 90 minuti. Ci riprova, parata straordinaria come un gol.